Dopo la fuga dello Shah, l'Iran non era necessariamente votato a diventare il paese integralista che noi conosciamo. Furono fatti degli errori, sia a livello interno sia a livello internazionale. A livello interno, per esempio, il Partito Socialista chiedeva la collettivizzazione delle terre e questo ha portato il voto delle campagne verso i partiti religiosi. Ma soprattutto a livello internazionale, con la sfida USA-URSS, e a livello geopolitico e per il controllo delle fonti energetiche, faceva comodo un'instabilità politica in Iran e quindi in qualche modo l'appoggio ai partiti religiosi. Vediamo cosa è successo in questi anni e probabilmente abbiamo capito poco dalle lezioni del passato, perché oggi in tutto il Medio Oriente, in Siria, in qualche modo si stanno ripetendo gli stessi errori. Io ho avuto la fortuna recentemente di fare un viaggio in Siria. E ho visto un paese tollerante, che era tollerante, con un regime laico, diventare sostanzialmente un terreno di guerra e di scontro religioso con la formazione dell'ISIS. A questo punto, tra l'altro, io devo dire, ero con un francescano e quando superavamo i posti di blocco vedevo sia musulmani che cristiani apprezzare il musulmano. Noi siamo arrivati fino ad Aleppo grazie appunto al lasciapassare di un saio. Ecco, forse io credo che a volte l'esempio che noi portiamo attraverso questi francescani, che sono dei veri e propri martiri, contino di più in questo paese per evitare l'integralismo islamico che colpisce anche a casa nostra, contino di più che 1.000 bombe. Che un saio di un francescano a volte davvero conta più di un caccia super armato che sgancia le bombe sul territorio.